30 secondi. Immagini come stiamo facendo adesso, perché sono 30 secondi, immagini. Professore Riccioli, buongiorno, saluti, bentrovati al nostro pubblico di Positano News e della penisola sorrentina. Giusto in fase introduttiva preannunciamo che il professor Riccioli, chimica del restauro, professionista e docente, è colui il quale si è preoccupato di quello di cui in questi giorni tanto stanno parlando, vale a dire del ninfeo di Villa Fondi, meravigliosamente curato e sistemato da voi nel 1989, nel 1990, nel momento in cui fu ripristinato. Adesso è venuto fuori un secondo pezzo, ma siamo qua a convegno, a congresso, per una importante parentesi, per questo salone della valorizzazione di cui è anche organizzatore, lo ha fortemente voluto per colmare questa lacuna nell'ambito regionale a cui devono attingere e ci auguriamo faccia da portabandiera e apra le menti ad altre istituzioni per poter indirizzare le energie e le forze in questo senso. Certo, questo. Certamente. Io sono stato chimico, esperto chimico della Sovrintendenza Archeologica di Napoli e Pompei e quindi istituzionalmente ho partecipato, non ricordo neanche più in quale data, ho collaborato sicuramente ai progetti di restauro di tutte le ville marine della penisola sorrentina, compresa quella di Maiori e la successiva, di cui in questo momento non ricordo, ce ne sono due o tre. Quella di Positano, effettivamente, forse a quella non ho collaborato in prima persona, ma indirettamente come sovrintendenza, diciamo, istituzione che lavorava su questo. No, ma noi a Piano di Sorrento abbiamo il ninfeo di Villa Fondi, troviamo quello, il ninfeo di Villa Fondi. Ah, lei si vede, no, c'è un equivoco. Allora, il ninfeo di Villa Fondi l'ho seguito proprio passo dopo passo in tutte le sue fasi, nei vari trasporti, eccetera. L'organizzazione, l'organizzazione, gli studi, sono stati pubblicati molti studi di carattere chimico-fisico sui materiali costitutivi dell'immagine, l'avevo capito un attimo, diciamo, dopo questo per pesante. Noi è indimenticabile, anche per me personalmente, mi permetto di aggiungere, perché poi a distanza di 5-6 anni dopo ebbi modo di presentarle uno studio, inconscio e inconsapevole che voi ne eravate il curatore, e che mi fece guadagnare un bel trend e lode, prof. Quindi ho capito tutto. Allora, la questione praticamente per cui siamo oggi qui è la valorizzazione del patrimonio culturale. Oggi all'Ambassador, l'Associazione Italiana Esperti Scientifici Beni Culturali, una decina di soci, diciamo, che stanno nelle istituzioni di università, enti di ricerca, praticamente ha organizzato questo primo salone della valorizzazione del patrimonio culturale. E abbiamo colmato, proprio immodestamente, abbiamo colmato un vuoto, diciamo così, organizzativo, comunicativo e anche ideologico sulla gestione del patrimonio culturale. Il nostro patrimonio culturale è governato da una legge bellissima, il decreto legislativo 42 del 2004, variamente nominato, il quale è formato da circa 300 articoli, di cui 200 di questi articoli sono dedicati alla valorizzazione, qualche decina di articoli alla tutela e poi altri adempimenti vari intorno al bene culturale. Questo dice chiaramente come la valorizzazione, anche ex legge, praticamente è un concetto preciso, ben governato anche dalla legge, ma inattuato un po' da tutti gli attuatori di questa legge. Voglio dire, senza fare grosse polemiche, io sono un ex funzionario del Ministero dei Beni Culturali, ho lavorato anche, ho avuto incarichi importanti in Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, dove ho fatto presente una serie di incongruenze che erano nell'organizzazione del Ministero, per cui con tutta tranquillità dico che è un problema di governance, ma lo diciamo all'inglese per evitare, diciamo, quelle polemiche che ormai sono nella politica. Non vorrei, diciamo, approfittare di questo momento, diciamo, ma c'è il fatto di non voler fare polemiche, ma di mettere sotto al naso anche di chi governa, solamente di applicare delle leggi, chiediamo niente di eccesso. Allora, che significa valorizzazione? Ricerca di valore. Come l'intervistatore giustamente ha detto a proposito di Villa Fondi,
nel momento che Villafonte è stata una grande scoperta archeologica di grande importanza, poi diciamo è vissuta sul mosaico di massa di Marina della Lobra a Massa Lubrense, una serie di iniziative diciamo deputate alla sua valorizzazione, per cui si è dovuto togliere tutto il mosaico che stava su un costone di Fran, poi se le ho portate in una prima fase presso un museo che era il museo dei Fazzoletti, Villa dei Fazzoletti a Sorrento, poi successivamente l'abbiamo portata a Piano di Sorrento. Voglio dire, questa è valorizzazione, sia pure un po' caotica, però è valorizzazione, cioè su quell'oggetto è reso fruibile, anche è reso fruibile oggi, no, non solo, ma noi su quell'oggetto abbiamo speso energia, abbiamo speso livelli di conoscenza, adesso sta in un bel museo. George Vallée, purtroppo, aggiungo a denti stretti a bassa voce, in questo momento è chiuso da un paio di anni e non è fruibile. Pensate che arrivano dalla Germania, perché lì a Monaco è stato spedito la seconda parte di quell'impero. Poi quando lo avremo tutti insieme vi permetterò di invitarla a vederlo tutto questo lavoro. La seconda parte, altri 10 metri, sono restaurati, andati in mostra a Monaco e poi successivamente a Ottawa. Noi ancora non li abbiamo visti, ma la villa, la struttura purtroppo è ancora non fruibile in tutta la sua estensione. Allora, come... E quindi questo lavoro, come se risultasse un po' stretto, un po' parte handicappata, ecco perché la valorizzazione deve viaggiare con come quella direbbe governanza. Shakespeare, c'è qualcosa di oscuro della valorizzazione in Campania. Allora, abbiamo ora, ritorniamo, diciamo, siete una tradizione, allora, ritorniamo in campo, come dire, filosofico concettuale. Valorizzare non è farsi venire una bella idea di un politico, valorizzarsi è un percorso di studio, di conoscenza teso a far venire fuori tutti i valori di un'opera. Ora, voglio dire, e deve avere come ritorno, diciamo, agli stakeholders, cioè agli aventi diritto sul territorio, un ritorno economico, altrimenti sarebbe semplicemente accollare su una comunità il peso della cultura per poi divulgarla in altri paesi senza nessuno. Sembra una cosa un poco strana oggi che viviamo in un tempo in cui l'economia domina. Detto questo, oggi abbiamo fatto il primo valore salone della valorizzazione del patrimonio culturale, perché per mettere le cose sulla linea giusta, noi abbiamo il salone del restauro di Ravenna che praticamente mette in campo una serie di cose che sono semplicemente una parte propedeutica al processo di valorizzazione. Per esempio, a Ravenna mancava la comunicazione del bene culturale, mancava una sistematica, diciamo, unione delle offerte diagnostiche di enti specializzati in questo settore, mancavano le televisioni con i loro spot, devono andare a sintetizzare quali sono i valori e comunicarli al mondo intero, per avere un protocollo. Mancavano, diciamo, gli studi di progettazione, di architettura e di ingegneria, importantissimo, perché senza di quelli restaurare un monumento e lasciarlo ugualmente alle intemperie, no, ma restaurarlo bene diventa, noi abbiamo questa grossa polemica oggi in Italia, quindi non la creo io, se la sono creata la governance sui ribassi d'asta, ma se noi partiamo con un valore del restauro fatto dalla governance, diciamo, di 2 milioni, e io già sono scettico su questo valore, il valore deve essere molto più alto, perché restaurare significa conoscere, certo, significa fare un percorso di conoscenza, l'80% è il percorso di conoscenza, il 20% è il cantiere, non c'è stato niente da fare. Parliamo della pittura pompeiana, la pittura pompeiana non sono delle curiosità dell'antico, la pittura di una casa di Pompei si porta dietro tutta una serie di problematiche di valori irrisolti, noi ci estasiamo, la pittura, cioè, la villa dei misteri, noi dobbiamo fare la critica d'arte, non lo storico dell'arte o l'archeologo che lo colloca temporalmente, ma dobbiamo far intervenire la critica d'arte, non intesa, diciamo così, come posticcio di scienze applicate al bene culturale, ma alla benedetto croce, come percorso di conoscenza dell'opera, di chi l'ha fatto, di chi l'ha commesso, di chi l'ha fruito,
e del perché è stato fatto quell'opera in quel contesto sociale di quella casa nella Pompei antica. Questa è valorizzazione. Purtroppo nei meandri, e voi ne siete stato uno e quindi conoscete anche dall'interno le atmosfere delle sovrintendenze. Noi abbiamo una sovrintendenza che governa la penisola sorrentina divisa in Salerno e Napoli, Napoli-Pompei. Non ce la vedo proprio più. Adesso ce la vedo proprio più, perché è regionale. Due modi di ragionare, due situazioni di affrontare in maniera completamente diversa, che ci mette in una condizione di avere da un lato un prodotto che effettivamente gli affreschi di Morigine, come voi giustamente mi avete corretto, non sono dipinti, bensì sono... Non sono affreschi, ma sono tempere. Sono tempere. Questo dice molto, perché l'affresco è rigido come tempi. Invece la tempera consente all'artista, l'intuizione artistica creativa che gli è venuta, di trasmetterla in una maniera più compiuta. Mentre l'affresco richiede una programmazione. L'affresco deve stendere, c'ha tre ore e deve fare. Quindi a un certo punto... c'è una meno immediatezza del... Allora, quando noi vediamo la pittura di Pompei, non ci possiamo fermare come bella, come interessante, oppure come un soggetto descritto solo sul piano della, diciamo, dell'archeologia, dello studio di quello che può essere, anche siccome tutta la problematica del pantheon greco e della mitologia. Dietro questa rappresentazione ci stanno gli uomini pompeiani, ci sta la cultura pompeiana, ci sta l'anima vesuviana, ci sta l'approfondimento. Deve essere solo un fatto archeologico. È difficile, vabbè, ma chi dovrà farlo troverà gli strumenti idonei. Noi dico, intendo il gruppo che ha fatto la oggi scuola, ha lavorato e sta lavorando e sta lavorando qua, e che poi con il CENGE, l'istituto di biochimica del secondo policlinico, noi con le loro tecniche su piccolissimi campioni autorizzati dalla sovrintendenza, certo. Voglio dire, in pieno accordo con la sovrintendenza, noi su microframmenti siamo riusciti a capire che lo strato pittorico della pittura pompeiana era praticamente composta da un legante di natura organica. Quindi, voglio dire, non era certamente affresco, perché l'affresco, lo strato legante, è carbonato di calcio. Quindi abbiamo trovato questa cosa. Gli amici chimici, ottimi, bravissimi chimici, Paolo Arcari ed Arti, ed altri chimici del secondo policlinico, dice: Ciro, ma qua non ci sta, ci stanno delle cose strane, non ci stanno oli, grassi. No, ma questa è una scoperta eccezionale, per dire che ci vuole l'analisi, ma io ho un materiale organico, però non quello che mi aspettavo, non la temperatura, non le cose solite che stanno scritte sui libri, sulle fonti, le quali fonti poi sono, si ripetono, si copiano, non si sa più. Noi abbiamo il dato, noi dice, che cosa c'è? Ci sono amminoacidi di origine vegetale. Subito, immediatamente, il chimico di sovrintendenza che ha lavorato nel fosso insieme all'archeologo, e questa è glutine, glutine. Cioè, che cosa c'avevano? Non c'avevano il farro, il grano, non lo so, tutti i cereali che potevano avere, e quindi praticamente, siccome erano molto bravi, era il glutine che poi, agglutinante, lo dice la parola, veniva steso, e quindi veniva una pittura morbida, veloce, scorrevole, su cui ci ritornavi, eccetera, eccetera. Il problema, oltre a questo, che noi chimici l'abbiamo risolto, non sono affreschi e sono pitture parità, ormai abbastanza accettate. Ho convinto pure il professor Pappalardo su questo. Ogni tanto se lo diventa. Lo teniamo dalla nostra parte, diciamo così. Ho convinto che sono pitture di varietà, ma il problema è un altro. Se c'è questa regesto di pittura pompeiana del Museo Nazionale, Valera San Paolo ha studiato migliaia e migliaia di grandissime e di bellissime opere che stanno, esattamente, che stanno nei depositi, ognuna di queste opere corrisponde praticamente a un oggetto d'arte di valore artistico uguale a quelle del 400, del 500, del 600. Ancora di più, hanno il fatto che questi qua sono stati gli ispiratori poi del Rinascimento. Voglio dire, io sono chimico, non voglio fare troppi mestieri, ma qualcuno se lo deve pure rimboccarsi le maniche e affrontare. Ci stanno amici importantissimi che rivestono, il professor Antonio Paolucci,
con cui sono stato commilitone in gioventù, voglio dire, si fa delle esegesi, delle pitture del Rinascimento, del 1900, eccezionale. Noi dobbiamo trovare il corrispondente che fa delle esegesi a tutto tondo sulla pittura Pompeo. Adesso concludo, nel senso di ho piacere di questa richiesta, no? avere un altro Paolucci che ancora adesso, oltre a ottantenne, dirige Firenze. Il Museo Vaticano, lui è soprintendente. Io ho fatto servizio militare con il caporale Antonio Paolucci, quindi voglio dire, è da lui che da chimico, diciamo, uomo bruto di materia, poi ho desunto in quell'anno terribile del servizio militare questa visione, diciamo, più tutta questa serie di concetti. Oggi, stamattina, qua in questo salone della valorizzazione, siete riusciti a propagandarlo. Io non dico che domani mattina avremo una situazione completamente diversa, quindi questo importantissimo incontro di oggi riesce a far voltare pagina, ma che almeno inneschi e sia come la pulce nell'orecchio per chi dovrà regolarsi in un certo modo. Onestamente, siete soddisfatto degli obiettivi che si stanno raggiungendo? Io sono soddisfatto degli obiettivi, perché oggi ci sono stati giovani, associazioni culturali di territorio, istituzioni scientifiche di altissimo livello. C'è stato il professor Francesco Maglioccola, che analista dei problemi territoriali, che lavora in Cina, nell'università cinese, ci ha portato la testimonianza dei metodi della Cina a confronto, diciamo, con il nostro portato culturale. È stata una giornata interessantissima. Io ho voluto fare a spese mie personali, questo se non che noi non chiediamo niente alle istituzioni, perché è perdita di tempo. No, si vede, le vostre locandine sono pulite, non ci stanno queste matite. Io sono sponsorizzato da me. E quindi praticamente questa è la mia filosofia. Noi abbiamo pubblicato gli atti di 6 convegni, ogni convegno abbiamo fatto sulla diagnosi, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, dove io ho avuto, gli atti sono sul web e possono essere consultati gratuitamente e liberamente, praticamente ho avuto tutte le istituzioni italiane e alcune europee nei miei convegni, che in una sola voce, tutti si sono lamentati che questa situazione di governance non può andare avanti. Sono 6 anni, c'è venuto il CNR, c'è venuto l'Enea, c'è venuto tutte le università italiane, ho avuto il patrocinio del Presidente della Repubblica, ho avuto anche il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, ma purtroppo è un dialogo tra sordi, oppure un dialogo tra chi non parla. Vorrei che questa vi porta a smettere e a dedicare questa vostra sapienza, queste vostre energie altrove. Già che state ancora qua, insomma, al fronte, a battagliare, a insistere per nella poter avere. Nella mia vita di esperienza lavorativa, io nasco come tecnico, cioè voglio dire, questi discorsi non mi competono proprio farli, però per sopravvivere vinco un concorso in Ministero dei Beni Culturali, lo vinco per la mia capacità tecnica, poi il giorno dopo mi trovo a essere assegnato, dopo una vicenda forte, perché dovevo andare all'istituzione del restauro, ma una cosa troppo lontana dal mio territorio, quindi sono mi mandato a Napoli, mi accontento, mi mando a Napoli, vado, prendo servizio della sovrintendenza archeologica di Napoli e Caserta, professor De Franciscis, il quale dopo un momento di perplessità fa una cosa molto semplice, dice: vabbè, questo è venuto, sto chimico. Dice: lei non è che vuole fare il chimico solo, dice, no, professor, qua abbiamo la fisica, preso tutto nei limiti della mia, come dire, siamo negli anni capacità. 61-62. No, siamo un poco dopo, siamo un poco dopo, quasi alla fine della sovrintendenza di De Franciscis. È stato un ottimo incontro. Questo mi fa uno di quei direttori che ne aveva una visione a 360 gradi. Era un barone, era un vero, era un antropologo. Oltre era i suoi meriti scientifici, quello era un barone vero, che aveva una visione complessiva del mondo, non era un barone universitario che era legato al potere becero, ma anche a una visione culturale. Adesso burocraticamente quello che faceva lui ci stanno 6 persone. No, di più, 300. Non te lo dico sinceramente. 6 figure, tra cui il city manager del museo. Di questo non voglio parlare, perché poi sono tutti amici, quindi praticamente li conosco. Però sono amici, ma li critico tutti i giorni. Il pomeriggio proseguirà ancora con tavole tematiche. Noi abbiamo 4 tavole tematiche. Uno è sulla qualità nella progettazione per la valorizzazione.
non esistono i progetti di Pompei. Il grande progetto Pompei, se voi andate a leggere bene, è il grande progetto per la valorizzazione di Pompei. La fase strumentale del restauro è quella, diciamo, meno difficile, per cui a un certo punto si fanno proprio in colle, si fanno dei progetti, si portano avanti bene o male i tecnicismi, ecco, e qua sono ripetitivi, io li so a memoria ma non li cito neanche, faccio il filosofo, preferisco fare il filosofo della materia, è una contraddizione, però me la lasci passare, certo. E quindi a questo punto io che cosa vado? Si fa la perizia di restauro, tutti quanti, il prima e il dopo, oh come bello, non ne ho vedo. Ci siamo persi il meglio, cioè il percorso di conoscenza. Perché noi che siamo un poco, come dire, che abbiamo studiato qualcosa o abbiamo capito qualcosa, io non voglio vedere prima e dopo che c'è, perché prima e dopo arriva la partenza, è sempre ma il percorso, non sappiamo il percorso, perché tra la vita e la morte c'è la nostra vita, quindi tra l'inizio e la vita c'è tutta la vita dell'affresco, quindi voglio dire, No, basta, finisco qua. Perdonate se insistiamo, anche se siamo andati sicuramente fuori tempo, la manderemo in più volte, però voglio un vostro parere per esempio su quello che adesso stiamo facendo noi a Sorrento. Io opero come conservatore presso il Museo Correale di Sorrento, un piccolo museo di cui però in questi tempi sotto l'aspetto, voi mi avete parlato di una perizia di restauro che deve avere il suo valore e non al ribasso, giusto? Ma in un momento in cui la crisi economica opera dei tagli, in cui i bambini a scuola, l'altro ieri mio figlio si è dovuto portare il rotolo di carta igienica, che era già contemplato insieme all'elenco dei libri, e allora parlare di 2 milioni per un progetto di restauro, qualcuno stringe le spalle e lo demanda a tempi migliori, che poi non arriveranno mai, perché le cose si aggravano sempre di più. Allora al Museo Correale ci siamo inventati, con un gruppetto di organizzatori, un crowdfunding, trovare una serie di soldi è materia di una tavola tematica oggi pomeriggio, perché il all fundraising sono due aspetti, due tecniche diverse. Ormai in questo momento di crisi, siccome praticamente coglie tutta una serie di opportunità economiche, però contestualizzata al territorio, allora il Museo Correale di Sorrento praticamente un'unità proprio strettamente, io l'ho visitato il museo, strettamente legata al territorio, è proprio quello che si presta a un'attività di questo genere. Infatti siamo partiti da un quadro di Salvatore Rosa e abbiamo cercato di celebrare e commemorare i 400 anni dalla morte, chiedendo dei prestiti intorno nell'ambito di Napoli e provincia, anche chi lo possiede, anche a altri enti museali, chiedendo il permesso al museo di farci organizzare questa mostra e soprattutto trovare fondi, reperire fondi, il fundraising presso anche la singola persona con una. E questo esperimento adesso ancora non è compito, ma si sta svolgendo e abbiamo visto che sta avendo un successo. Là viene la semplice massaia, ve lo dico a denti stretti perché è quasi una cosa che dopo aver passato dal supermercato passa dal museo e dice: ma io dove devo dare i miei 15 euro? Ma quello è un senso di appartenenza. Gonfia il cuore per una mano e nello stesso tempo ci fa apparire quali elemosinieri di Stato. No, quello là si muovono altri fattori psicologici. La massaia non viene perché poi dopo che è venuta la prima volta torna a casa e pensa: ah, però io, è il senso di appartenenza, il famoso stakeholders. Vi dirò di più. Allora, questo che lei ha detto, sì, poteva venire benissimo a fare lei una come Positano in uso su queste cose, sui concetti, perché poi le televisioni locali hanno una notevole importanza. Qual è? Quando io faccio il fundraising sul Museo Correale in toto, 10 milioni di euro, facciamo 10 milioni di euro, io sono costretto come curatore, come diciamo board di direzione del museo, a fare un progetto di valorizzazione. Perché il discorso qual è? I 10 milioni non li spendiamo a voti, noi 10 milioni lo dobbiamo spendere per avere indietro dei valori, tra cui anche il valore economico. E quindi il Museo Correale, che farà 30.000 visitatori all'anno, alla fine ne, dico, certo, non lo so, certo, con precisione. No, ma questa è la cifra. Ah sì, ma ho indovinato, qui vedete, c'è proprio il senso delle cose. Ad arrivare a 150.000 visitatori, per cui gli alberghi, la massaia, il supermercato, avranno il suo
nel condominio l'immagine, il ritorno, il museo Corriale. Dopodiché il museo Corriale passa dai 5 euro ai 10 euro e verranno i turisti a vedere, perché, tra altre cose, io l'ho visto tempo fa il museo Corriale, ne sapete anche le pesche, nel senso che certo, però 250.000 presenze a Sorrento nel mese di agosto, però le presenze al Museo Correale, turisticamente parlando, sono... E allora il fundraising, lo dico proprio perché oggi abbiamo parlato due relatori e oggi sarà la tavola rotonda. Il fundraising è lo strumento culturale, non economico, di aggregazione, perché a un certo punto l'albergo dovrà mandare, perché l'albergo dovrà cacciare i soldi. E dove, per tornare di quei soldi, dovrà mandare i turisti suoi a vedere il modello. Questa è la logica. È semplice, è molto molto semplice. Cioè, illuminato su un aspetto. E noi l'abbiamo fatto senza voler piangere in miseria, ma lo paga l'associazione. Questo, non chiederemo, no, se qualcuno, se viene il comune di Napoli a dirci no, io vi do 10.000 euro, io dico no, vada retro Satana. Sono arrivati sponsor anche di nomi importanti, il direttore stesso, perché quella è una fondazione privata, il presidente stesso del Museo Correale ha messo mano di tasco proprio, quindi c'è il che siete sulla, allora dovete fare il progetto di valorizzazione. Cioè, il progetto di valorizzazione significa conoscere il Museo Correale e comunicarlo. Quindi io conosco, lo comunico, eccetera, eccetera. Poi a chi lo devo comunicare? Che mi serve? Io posso rientrare per le visite? Alzo un po' quel prezzo, tanto comunque il costo all'estero è elevato da noi. Dopodiché io comunico meglio il mio, con una comunicazione, voi siete professionisti, quindi non vi costa proprio niente, come poi si dà, cioè nel senso che solo creatività. Io lo devo comunicare a tutta la penisola sorrentina e di fatti la massaia che verrà dei 15 euro dovrà dire alla signora che incontra in inglese please go to museo, very. E così si fa, cioè ormai è questo, perché non ne usciamo. Grande progetto Pompei, 100 milioni, c'è il problema, quale problema c'hanno? Il problema non spenderanno i soldi, ma ti pare normale in questo? Ti pare normale che su 100 milioni mo ne butteranno indietro secondo me la metà? E ci stanno di più perché proprio manca quello che era il progetto. No, ma il problema non è un problema economico, il problema è un problema sociale, cioè quella parte che manderanno indietro perché la governanza non ha saputo mettere in atto l'appalto significa sottrarre opportunità di lavoro ai nostri giovani archeologi, chimici, restauratori, perché praticamente i soldi muovono il mondo, è chiaro, io a quelli gli devo dare uno stipendio, ma se tu mi hai fatto un progetto a ribasso, mi hai fatto un ribasso del 53%, dopodiché che il cemento lo devo mettere, taglieranno la consulenza dell'archeologo, dell'archeologo storico dell'arte, del comunicatore, perché voi come soggetto di comunicazione ci avete cortesia, facci il prezzo corto, però facci vedere, dacci questo lavoro che stiamo facendo, fammi una comunicazione professionale. Vi ringrazio di questo tempo che ci avete dato. Grazie a voi perché mi soprattutto avete... perché avete saltato il pranzo. Vi ringrazio di averci inquadrato anche come Museo Correale e soprattutto non è un'intervista, bensì è una lezione magistrale quella che ci avete dato. Non un complimento così mantenuto in alto. Ormai mi sono convinto che sono il meno idiota di quello che stanno in diciamolo così, mettiamolo in questo senso qua. Vi ringrazio, chiudiamo con questa stretta.